Chatbot e dati sensibili. Si possono usare i chatbot per trasmettere dati sensibili? Sì, no, di che? Per capire perché bisogna capire come funziona la crittografia end-to-end delle chat. Chi di voi conosce più o meno come funzionano i meccanismi di crittografia chiave pubblica e privata? E chi non lo sa? Solo uno, solo due? Aggiungi chi inizia. Chi inizia non risponde. Chi si astiene? No, vabbè, ok, comunque vado rapidissimo così almeno chi lo sa mi può tirare i capelli di quelli che rimangono e quelli invece che non lo sanno lo sapranno. Allora, supponiamo di usare WhatsApp, che peraltro è una chat che non ha i bot, ma è quella che verosimilmente quasi tutti noi abbiamo in mano. Ci sono i soliti due, Alice e Bob, che sono quelli che lavorano per le demo di crittografia, perché sono sempre loro due. E WhatsApp gli genera una coppia di chiavi, ad Alice 1 e 2, a Bob 1 e 2. Alice se ne tiene una in tasca, per esempio questa, mentre di questa ne fa 1000 copie e le dà a tutti i suoi 1000 contatti. Lo stesso fa Bob. Quindi succede che Alice si ritrova la chiave privata che non dà nessuno e la chiave cosiddetta pubblica di Bob e viceversa di là. Quando vi sarà magari capitato di fare la verifica delle chiavi, chi ha mai fatto la verifica delle chiavi di WhatsApp? 3, 4, si alza un quarto? No, 3. Telegram? Ok, sì, anch'io credo. Di più. Ok, fatelo perché se no non sapete se questa ve l'ha data davvero Bob o qualcuno che fa finta di essere Bob. Idem su Telegram. Comunque, quando Alice deve mandare un messaggio a Bob, cosa succede? Succede che questo messaggio viene crittografato con la chiave pubblica di Bob e la privata di Alice. Perché? Perché queste coppie di chiavi hanno, a differenza delle chiavi delle serrature normali, hanno la caratteristica che quello che viene cifrato con una chiave può essere decifrato solo con l'altra. Cioè quello che Alice cifra con una delle sue due chiavi può essere decifrato solo dall'altra Alice. Quindi se lo decifra Bob con la sua chiave privata, riuscirà a fare l'undo di quella cifratura e poi usando la chiave pubblica di Alice farà la decifratura di quello che è stato cifrato da questa e riuscirà a leggere il messaggio. E avrà anche la certezza che il messaggio era davvero stato mandato da Alice, perché sennò non sarebbe riuscito a decifrarlo, e che era stato mandato da zero lì e non da qualcun altro, perché sennò non sarebbe riuscito a decifrarlo. Ora, questo funziona benissimo, ma cosa succede se dall'altra parte invece di Bob c'è un chatbot? Quello che succede è che il messaggio non viene crittografato con cifratura end-to-end perché il chatbot non ha una coppia di chiavi. Quando registrate e fate un chatbot, né su Messenger, né su WhatsApp, né in nessun altro sistema che conosco, viene generata una coppia di chiavi, per cui quello che succede è che il meccanismo viene protetto in qualche modo, dipendente dalla chat che si usa, da voi fino al server della chat. E poi dall'altra parte tipicamente viene protetto tramite HTTPS, che è la cifratura quella standard del web, che peraltro funziona benissimo. Però cosa succede? Succede che ci sono due punti dove lo si può attaccare. Uno è il transito, perché bisogna vedere la chat, l'app, come cifra, e l'altro sul server di Facebook, di Telegram, di chiunque altro, di Slack, di Skype, che anche Skype usa. E, per cui se dovete trasmettere dati sensibili, magari per compliance o proprio requisiti legali, eccetera, bisogna vedere se ok fargli passare da qua. Se non è ok, non si può usare il chatbot. Se invece ok, sì. Bisogna però fare un po' di ricerca, soprattutto
5 minuti, spero non siano passati di più, quindi occhio a questi e basta, avanti.